Il derby di Notaresco tra Notaresco e Chieti infiammerà la 28esima giornata del girone F di Serie D. La gara del Vincenzo Savini serve ad entrambe le formazioni reduci dai pareggi con Castelnuovo e San Benedettese. In casa a Notaresco la buona notizia per Epifani è il recupero quasi completo di Maio ed Esposito, che avevano saltato l'ultimo match di campionato. Con ogni probabilità sarà solo l'attaccante a partire dall'inizio, mentre per il fantasista possibile impiego a gara in corso. Qualche problema in più dall'altra parte per il Chieti e per Lucarelli, che oltre al bomber Fabrizi perde anche il difensore Bassini e l'esterno Gai. Dunque, fare la formazione per il tecnico non sarà affatto semplice. Partita che potrebbe rivelarsi del totale rilancio per i padroni di casa, che tra le mura amiche non sbagliano un colpo, o un blitz dal peso specifico enorme per gli ospiti corsari finora 6 volte in stagione. Anche le questioni di classifica saranno fondamentali. Il Notaresco infatti deve proteggere la quinta piazza e semmai provare a migliorarla. Il Chieti invece, oltre a voler blindare la permanenza in categoria, col più che sembra fatto, vincendo arriverebbe quasi ad agganciare i rivali di domani, giocandosi davvero un posto per gli spareggi promozione. In graduatoria tra le due compagini, a quota 41 c'è la Vastese, che si reca a Monte Giorgio per affrontare i marchigiani reduci dal cambio in panchina Brini per Mengo e dal successo di misure a tempo scaduto di metà settimana contro il Nereto. Un match che i rosso-blu marchigiani dovevano vincere dopo aver ceduto il passo al Castelfidardo nello scontro diretto di domenica scorsa. Gli aragonesi di D'Adderio, dopo il successo col Pineto, hanno ripreso la marcia dopo 2 punti in 3 gare. Lontano dall'Aragona però soltanto pareggi finora nel girone di ritorno. Affrontare con la serenità giusta una formazione come il Monte Giorgio potrebbe dare ulteriore slancio verso la rincorsa playoff. Rincorsa che ovviamente anche del Pineto, che proprio domenica scorsa ha perso Paoli operato ad Ancona dopo lo scontro fortuito col compagno di squadra Bosco. Al Mariani Pavone si presenta un Fano che deve ancora conquistarsi la certezza della permanenza in categoria. Amaolo dovrebbe schierare Del Masso davanti al posto di Barlafante. L'impegno non sarà affatto semplice. Sicuramente è una squadra in una piazza importante. Loro pure hanno attraversato un periodo un po' così durante il campionato, adesso però vengono da 3 risultati utili, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile. Hanno giocatori importanti e sarà una partita come del resto tutte quelle del campionato, molto, molto dura, ma sicuramente adesso è un periodo un po' così pure per noi, quindi dobbiamo essere tutti uniti, sia dalla squadra, diciamo, a tutto l'ambiente, per cercare di tornare subito alla vittoria. Rinvigorito da una striscia di risultati positivi che lo pone fuori dalla zona play-out per il Castelnuovo, trasferta sul terreno di gioco di un Fiuggi che tuttavia ha ambizioni da grande. Di Fabio al centro della difesa non avrà lo squalificato Terrenzio, mentre Luca Orlando da un paio di settimane è alle prese con problemi muscolari e difficilmente sarà disponibile. Allora ecco che al centro della difesa insieme a Cangemi troverà spazio Casimirri. In avanti, sicuri di una maglia i tre più in forma, D'Egidio, Sparvoli e Colì. Lorenzo Emili va verso il recupero, il numero 10 colpito duro alla caviglia nel derby contro il Chieti e tenuto a riposo in via precauzionale contro il Notaresco sembra pronto per tornare in campo. Infine altra trasferta laziale, quella del Nereto che va a Roma per affrontare il Trastevere con la prospettiva che una sconfitta renderebbe matematica la retrocessione dei vibratiani nel campionato di eccellenza. Anche un successo con contemporaneo risultato di vittoria per il Castelfidardo condannerebbe la squadra di Del Grosso a salutare in anticipo la Serie D. L'ultimo stop, quello di mercoledì a Monte Giorgio, sembra aver segnato definitivamente il destino di una squadra che ha provato a cambiare in corsa anche molto sia in panchina che tra gli interpreti di gioco, ma che non è mai riuscita a svoltare. L'impegno di domani è proibitivo contro la seconda della classe, ma chiudere con qualche sorriso è l'unica via per un finale comunque amaro di stagione.